Sicilia! È stato intitolato a Luciano Caramelli, sindaco di Quarrata dal 1975 al 1980, il nuovo asilo nido comunale situato in via Dante Alighieri. L'amministrazione comunale ha promosso questa intitolazione non solo in considerazione del fatto che il sindaco Caramelli ha guidato l'amministrazione della città, ma anche per il suo forte legame con il mondo scolastico. Insegnante e vicepreside dell'Istituto Tecnico per Geometri di Pistoia, ha accompagnato la crescita di tanti studenti nel laboratorio di fisica, dove svolgeva il proprio ruolo di assistente con passione e dedizione. L'evento erano presenti molte istituzioni, tra cui anche la presidente della provincia Federica Fratoni e l'assessore provinciale all'istruzione Paolo Magnanensi, ha visto una grande partecipazione della cittadinanza, soprattutto dei bambini. Ad allietare l'evento l'animazione e i giochi della cooperativa L'Orizzonte, oltre a una piccola merenda, e la presenza di zia Caterina e il suo speciale taxi Milano 25, che ha portato la testimonianza del suo impegno quotidiano per sostenere le cure dei piccoli pazienti dei reparti oncologici del Maier di Firenze. Sempre un'emozione inaugurare un plesso scolastico, quindi io sono orgoglioso di aver tagliato il nastro. È un'inaugurazione, una volontà che è venuta anche dalla passata amministrazione, quindi io sono l'esecutore finale di questo lavoro. Inaugurare una scuola significa dare un luogo dove poter educare e far crescere i nostri ragazzi. In un momento difficile come quello che stiamo vivendo è sicuramente una grande emozione, perché rispetto a tanti tagli che vengono fatti alla pubblica istruzione, Quarrata oggi dà alla sua comunità un nuovo plesso scolastico, e questo sicuramente non deve essere un orgoglio solo del sindaco, ma deve essere un orgoglio di tutta la città di Quarrata. Abbiamo dedicato questo plesso scolastico al sindaco Luciano Caramelli, che è stato sindaco della città di Quarrata dal 1975 al 1980, una figura importante per Quarrata sia da un punto professionale che da un punto di vista amministrativo. Abbiamo voluto riconoscere con questa dedica a Luciano il suo lavoro di 5 anni da amministratore, che è stato fondamentale per la Quarrata che abbiamo oggi, e quindi ricordare queste persone che hanno dato degli anni della loro vita per il bene comune, credo che sicuramente sia onorevole per tutta la città di Quarrata.